Ragazzi, ciao, benvenuti. Allora, raccontateci la vostra avventura in questo programma così seguito in Italia che, e nel mondo. Eravamo io, Wayne e Pyrex. Sarà difficile per me questo programma. E abbiamo fatto sta roba dove noi in particolare siamo un giudice più fighi di tutti, senza togliere niente a nessuno, ma comunque... noi abbiamo l'X Factor sul polso e gli altri giudici. A prescindere, cioè. Ma voi puntate poi alla scrivania principale? No, ma siamo in tre, quindi... Quindi sì, so, vogliamo tutti e tre. Tutte e tre? Sì. E poi l'altro è il conduttore, se proprio vuole. Sì, vogliamo rimanere soli con... Esatto, l'altro è per il conduttore, esatto. E tra i... Se gli pseudotalenti che avete insomma incontrato durante questo inizio di avventura, chi è quello che vi ha stupito o divertito di più? Ma io dico Manuto. MC Fiarli. Comunque tutti quanti, ognuno ha il suo perché. Ognuno ha il suo strafactor nascosto da qualche parte. Un subfactor. Un subfactor? E come emerge questo subfactor? Perché devi venire proprio da sotto, capito? Quando una... Capito? Quando sei proprio vieni dal... Dal suburbano. Dal suburbano, la subcultura, esce lo strafactor. Quindi solo partendo dal basso? Ma proprio dal basso, basso, basso. Cioè, E invece a proposito del vostro nuovo album che sta andando benissimo, che soddisfazioni vi stanno arrivando? Una soddisfazione arrivano diciamo dai nostri fan, stiamo facendo in store, insomma abbiamo una fanbase super, super colorata, nel senso sono tutti un po' come noi, quindi ci divertiamo con i fan. Vabbè, comunque Trap Lovers sta spaccando tutto, cambiare adesso è già hit. Cosa volete di più? Che dire? Non lo so, noi ci divertiamo, non vogliamo di più, noi vogliamo tutto, quindi tutto a posto. Allora ve lo auguriamo, dai. Grazie. Buon lavoro, in bocca al lupo, ciao. Grazie, ciao.